Vangelo di domenica 30 giugno 2024, Matteo 5, 21, 43. Marco. Marco 5, 21, 43. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero, «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici, chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo, e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro, «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse «Talita cum», che significa «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Il Vangelo di Marco di solito è molto stringato e molto sintetico. Questa volta invece ha un brano lungo, un brano che ci racconta due miracoli, li chiamiamo così, uno dentro l'altro, inseriti uno dentro l'altro, così, come un toast, così. E mentre Gesù, cioè invocato da questo padre disperato per andare a guarire sua figlia, mentre cammina per andare a casa di quest'uomo, viene toccato in mezzo alla folla dalla donna che noi chiamiamo di solito l'emorroissa, perché non ne sappiamo il nome, cioè la donna che aveva l'emorragia e perdeva sangue da anni. Chi perde sangue è impuro per la Bibbia, quindi una donna ai margini della vita rituale e sociale.
ma questa donna è una donna piena di fede, è una donna che nel suo cuore ha una certezza: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, la frangia del mantello, i mantelli degli ebrei avevano delle frange che ricordavano i precetti della Torah, della legge di Mosè, se anche riuscirò a toccare solo quella frangia, io sarò salvata. E lo fa. Ed è molto bello questo racconto, proprio perché sembra che Gesù subisca il miracolo, nel senso che non sa neanche chi lo ha toccato, no? E lo chiede, e i discepoli dicono: ma sei in mezzo alla folla, sei stretto da ogni parte dalla gente, come chi ti ha toccato? Ecco, e lui si guarda intorno e cerca il volto di questa donna, che alla fine dovrà manifestarsi e rivelare tutto, raccontare tutta la verità, come dice Marco. E qui si capisce perché avvengono i miracoli. I miracoli avvengono quando c'è la fede. Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita. Si è guariti e si è salvati. Non è la stessa cosa. La guarigione fisica, la salvezza è totale, fisica e spirituale. La fede salva, cioè ci cambia la vita. Ci guarisce, a volte anche fisicamente, ci guarisce sempre nel cuore. La fede, la certezza che toccando Gesù la vita cambia, che venendo in contatto con Lui il cuore viene guarito dalle sue malattie più profonde, l'egoismo, l'egocentrismo, l'autoreferenzialità. Ma non è finita qui. Gesù continua il suo cammino, arriva a casa da questo padre, ma la fanciulla, la ragazza che ha 12 anni, questa ragazzina, è già morta. Allora gli dicono: ma è morta, non c'è più niente da fare. Come dicevano i nostri nonni, solo la morte, non c'è rimedio. Invece per Gesù c'è rimedio. Gesù dice: la fanciulla non è morta, ma dorme. E tutti ridono davanti a questa frase. Per Gesù invece la morte è un sonno, è solamente un addormentarsi per essere risvegliati, come farà lui. Talita cum. Addirittura Marco ci conserva le parole in aramaico che ha detto Gesù: fanciulla, alzati, alzati. Ecco, è la voce di Dio che ci risveglia dalla morte. E a quel padre Gesù dice: non temere, non avere paura, ancora una volta, continua soltanto ad avere fede, abbi fede. È quello che dice anche a noi, di avere fede, di fidarci come l'emorroissa, come quel padre e quella madre, perché Gesù cambia la vita, guarisce il cuore, ci richiama dalla morte.